Fra il 19 e il 21 marzo c'è un intreccio di date, insomma, da un lato ci sarà la giornata regionale e nazionale per quanto riguarda le vittime innocenti della mafia. Il 19 marzo del 94 moriva, anzi veniva ucciso, Don Diana, al quale è intitolato il plesso di Matirno della sua scuola. Sì, 3 anni fa abbiamo voluto intitolare il plesso a Don Diana perché Matierno è un quartiere periferico di Salerno e abbiamo ritenuto tutti insieme che ci fosse l'esigenza di ricordare una figura uccisa dalla camorra, proprio perché la nostra scuola, quella di Fratte, Matierno e Calenda, l'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino, ha quale filo conduttore del PTOF, l'educazione alla legalità. Legalità declinata da più punti di vista. Infatti stamattina abbiamo qui il Maggiore Ferrara, il PM Elena Guarino, ma abbiamo anche Legambiente, perché come scuola stiamo assolutamente lavorando anche sui valori della legalità ambientale.